mezzo per la mietilegatura ufficiale 2023 del grano. Poi montiamo il carrellino, andiamo giù, è tutto. Ma l'hai preso che era sul portico o ancora il restante quello lì? No, quello sul portico. Ok. Poi tieni 5 litri? Tutto ce l'abbiamo messo poi. L'abbiamo impinito, sì. Poi abbiamo fatto un giro, non è che abbiamo fatto chissà che roba. Guardate quanto... Tanta roba che sprechiamo. Questo rubinetto del cavo, bisogna vedere se se ne trova uno. Se devi andare a comprare la guarnizione della testa, puoi chiedere anche del rubinetto. Tanto penso che bene o male vada bene un rubinetto a caso, cioè nel senso. Un rubinetto a caso, ci vuole un rubinetto doppio. A due vie. Doppio, vabbè. Cicchetto. Gli taglio in mezzo! Rastrellino! Lasciamo bene! Accelero! Cosa ne so io? Sì, guarda, devi andare fino lì e poi girare di nuovo. Lo so. Vuoi farlo te? No, fallo tu.
finisco il campo con i covoni, io torno col same, il nonno è là che sta tornando con la BCS. Niente, abbastanza faticoso, come potete vedere sono sudato marcio e niente, un po' di cove le abbiamo fatte e boh, dai, sono contento. Adesso poi vedrete, penso, il video di quando le raccogliamo e magari il video del carico, però non lo so il video di farlo, penso di fare un reel. Invece vedrete sicuramente il video della trebbiatura, che non so se si farà con la trebbia a fermo come una volta oppure con la trebbia, cioè la mietitrebbia, che prendiamo le cove e le buttiamo nella bocca della mietitrebbia. Adesso non lo so bene. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare un like, un commento e a iscrivervi, a attivare la campanellina. Detto questo, linea studio, ciao!